dire, ascoltami, devi dire, dobbiamo rottamare papà. Dobbiamo rotare papà. Davvero, amore? Poverino, l'amore mio. Povero, è tutto rotto. In parte, in parte. Ciao ragazzi, mamma mia. Ma a Cuba si dice come che, si dice a Cuba? Che, come si dice? Nos tenemos que despojar. Vuol dire despojar, vuol dire tipo non lo so, una macumba, un po' d'acqua. No, togliersi la macumba di dosso, cioè No, la macumba, scusa. Cominciamo male. La macumba è quella sì, cosa. Sì, però ci sono pure quelli che ti fanno una macumba per farti togliere le cose negative. La macumba ce l'hai, poi ti togli la macumba. Non è così. Signora, lei non ha capito niente. Che stai combinando? Lascia stare Cristian, mamma mia. Sono qua. Un simbiosi, è partito da quello. Ciao amore. No, vabbè, allora vabbè, insomma, sta macumba. Insomma, cominciamo da, un po' d'acqua, un po' d'acqua. Acqua bendita, all'ultimo. Mamma mia, ragazzi, una cosa dietro l'altra. Oh, a me mi vedete, vabbè, sorridendo così, adesso ogni tanto mi vabbè, prendo, no? Che vuoi, cioè, queste cose psicosomatiche. Cioè, a me a fianco, è con me come fai a non ridere? Dopo il periodo di stress, sapete, che ho vissuto una settimana proprio di depressione, vabbè, già vi ho raccontato nel video precedente, a volte mi succede che dopo, insomma, un periodo di stress, so che è abbastanza normale, mi prude tutta la bocca, mi si irrigidisce qua la mandibola, mi prude qui, mi prude qua, sì, se mi vedete che mi gratto è per questo. Per il momento che... deve si sdraiare perché poi c'ha le mani che gli si addormentano. Ho fatto le analisi, tutto a posto, lì per lì ho detto il ferro, no, 20 cose, invece tutto a posto. Invece, la novità di questa settimana, qual è la novità? Sì, qua siamo nel parto, nel parte meteorologico delle problematiche. Tieni di salute. Tieni qua, amore, che lo che prendo la novità. La novità è semplicemente che la settimana, non questa, l'altra ancora, Cristian... E mi hanno chiamato a scuola perché si era fatto male al piede, era preso una storta. No, ma io parto da lì, eh. Un attimo solo, fammi andare a vedere un po' i due piccoletti. Ce la faremo? Ehi. Avete capito perché? Dico. È un po' che noi non pubblichiamo il video, perché qua per fare un video Dimmi diventa una cosa... Che succede? Che è successo? Andiamo a vedere che è successo. Che è successo? Ah, ha chiuso la porta Cristian. Cristian! Non chiudere la porta, fratello, amore. Non gli chiudere la porta. Se non vuoi giocare con lui, si dice ora non ho voglia, sono stanco, quello che. Ok? Però fallo giocare un po'. Però senza. Perché lui non gli dice niente, gli chiude la porta in faccia. Giustamente non vuole giocare con Cristian. Cioè, non vuole giocare con Noah, perché adesso è tornato da scuola. Ha mangiato un piatto di pasta con Noah che gli cantava sul tavolo. No, però Cristian si fa certe risate con Noah. Cioè, è proprio innamorato. No, cioè, non avrei mai immaginato. È proprio innamorato. Infatti, tante volte gli dico, Cri, glielo devi dire a Noah che non si fa, che... Invece lui no, quindi cioè, no, gli alza le mani e lui si mette a ridere. Io parlavo della storta di Cristian perché da lì è cominciato tutto quanto. Io quel giorno sono andato a scuola e mi sono caricato Cristian perché non camminava e lì ho preso una cracca alla... Una che? Una cracca? Craccalla, voce craccato. ho preso una come si può dire una freddata, mi sono insomma mi sono bloccato con la schiena. Qualcuno rimane bloccato con la schiena, come si dice? Oh, dai, Gesù. Insomma, mi sono piegato per prendere i non ridere. E ho sentito che qualcosa non andava, che non mi faceva male, quindi torno a casa e comincio con le pastichette perché già mi faceva male la schiena. Anche 2-3 giorni così, siccome ho delle ernie cervicali, ernie lombari, quando sto così già so che devo stare in campana.
Però dopo 3-4 giorni sembrava che andava bene, siamo andati a una festa, mi sono messo a ballare, a salsa, di qua e là. E tutto a posto, il giorno dopo, di domenica, mi sono messo a fare un lavoretto a casa qua fuori, uno sgabuzzino per finirlo. Cioè, la sera vado a farmi la doccia, mi chino per prendere le ciabatte per terra, ma stesso per terra. Questo è successo domenica, non questa domenica scorsa, perciò io sono la bellezza di 10 giorni che ho sparito con la schiena in un modo tremendo. Mi hanno fatto 6 giorni di punture di cortisone con come si chiama, con il Voltaren, non mi passava. Vente la Voltaren. Sono andato al pronto soccorso, mi hanno tolto tutte queste cose qua. No, ma poi sentite questa. Chi è che ha fatto la sua infermiera? Ah sì, io si è imparato a fare sì, no, mi sono imparata a niente. Io lo sapevo già fare le punture, perché te l'ho detto, io le facevo anche a mia nonna, che mia nonna è infermiera. Avevo 12 anni e mia nonna mi diceva: ah, che c'hai la buona mano. Vabbè, lui insomma non ci credeva. Questa 50 anni, cosa. Sono 40 anni che non fai la puntura, che me posso fidare? Me posso fidare? No, io sono infermiera, come mai? Sì, io avevo 12 anni, facevo. Io sono infermiera, non l'ho detto. Io a 20 anni facevo le punture in maiali con che vuol dire? Dicevo che magari a casa e io lo chiamavo veterinario e facevo le punture. Vabbè, io. Vabbè, comunque, dopo 3 giorni che gli ho fatto le punture, che lui voleva che gli facessi praticamente il segno. Sapete che la chiappetta va divisa in 4, no? Nella parte in alto esterna va fatta la puntura, no? E così, perché così sei sicuro che non prendi il sangue, insomma la vena, ok? Che non inietti direttamente in vena. Tutto in ogni caso io aspiro sempre prima di fare l'iniezione. Lui se ne esce dopo 3 giorni, fa: no, devi chiamare la nostra amica Carmela, che lei fa l'infermiera, la devi chiamare, perché ma che sei matto, mi hai messo tutto l'ago dentro. Gli ho detto: ma tutto l'ago, no, bisogna mettere. Tu mi hai detto che dovevo mettere solo un millimetro, 2 millimetri di ago. Io, ma quando mai? Avevo letto che bisogna mettere 1 centimetro e che però pensavo che tu mi avevi messo soltanto una puntina. Non è vero, non è vero, mi ha detto tu mi hai infilato tutto l'ago, oddio, chiamala, muoio. Dopo adesso, quando mi hai detto che mi hai infilato tutto l'ago, mi hai infilato un pochino, non capisco, Dio santo. Vabbè, in poche parole, ragazzi, io ho avuto questo dolore, ma forte, ma roba che non dormivo ancora la notte, mi sveglia ancora il dolore, mi sveglia la notte. Però i primi 5-6 giorni sono stati proprio devastanti. Tutto questo, immaginate, dai, ma che è stressata, che con i problemi. Dillo. Io che non potevo prendere i calzini in mano, ma manco per niente, ma a volte davvero, cioè non riuscivo manco a parlare. Ma ce la fai tipo adesso invece? A tenerlo 2 secondi? Basta che non mi fa... Perché... Ecco. Ce la fai? Vai, ok. Sì. Insomma, e poi io dovevo pure fare la doccia, perché ma c'ho 4 bimbi, faccio un pure qua. Chiamo il dottore e mi dice: no, signor Garziano, si faccia lei le punture. Scusi, già io con la schiena bene non riesco a farmi la puntura, a girarmi, e come faccio? E allora ci siamo ricordati che il corso di infermeristica ha fatto lei quando avevo 12 anni, andava bene. Quindi abbiamo un'infermiera a casa, per fortuna, e devo dire c'è una mano da paura. Quando io mi sono preoccupato è perché io non sentivo la puntura, io pensavo che lei faceva la puntura soltanto a fior di pelle, e lei mi ha detto: no, io non ho filato tutta quanta. No, perché sennò non è più intramuscolare, così dice, non era sottocutanea, è quella che mi facevo io dopo l'intervento. Vabbè, alla pancia, comunque, è diverso. Posso avere paura quando vabbè, comunque, ma ha avuto talmente tanta paura e ci siamo fatti vedere talmente male. Abbiamo parlato con sua sorella che sta a Miami, e per chi non la conosce, ecco la foto di Kirenia, si chiama, sì, Kirenia, sì, Garcia, è la sorella di Lester che sta a Miami, e è stata carinissima perché ha detto: no ragazzi, voi non potete continuare così, senti, io vi mando i soldi, non dovete pensare a niente, né ai soldi né niente, vi faccio questo regalo. Fate arrivare
nostra mamma gli dice a lui: il prima possibile, fategli il biglietto, ti faccio subito l'accredito. Ha detto: no, dai, no. Insomma, e c'è nonna Rosa che arriva tra la settimana. Perché fino adesso, sai, con i bambini piccoli comunque non, è complicato, però ce la facciamo benissimo. Il problema è che con Daima che sta così e io con la schiena bloccata, cioè lui è stato più di una settimana, tutti questi giorni fino a ieri sempre a letto. Ma sapete che vuol dire sempre? Cioè, per fargli la doccia veramente lo dovevo la risonanza magnetica prendere, lavagli i piedi. Vediamo un po' che com'è la situazione, speriamo che passi col tempo. Che non sia da intervento. Però comunque il controllo va fatto, perché io mai così, cioè con la lombare non sono mai stato, cioè ho avuto dolori in vita mia tante volte, mi sono bloccato, però dopo 1, 2, 3, 5 giorni passavo, stavolta è proprio da dietro, mi prende sull'inguine e mi prende il polpaccio, ma un dolore che... A volte non sono riuscito manco a tenermi in piedi, andavo per terra e mi prendevano delle tremarelle, probabilmente della debolezza, del dolore, e non riuscivo a farmeli passare. Ma guarda, così sono stato i primi 5 giorni, amore, no? 5-6 giorni, sì, no? Sì, roba, no, vabbè, allucinante. Mi sono venuti i capelli bianchi, mi sono stressato già più di quanto lo ero, perché il mal di schiena come ti pia così al nervo. Vabbè, comunque, parlando di cose belle, e per parlare di cose belle, okay, cambiamo, voltiamo argomento. Il 2 aprile arriva nonna Rosa, che starà un tempo con noi, poverina. Pensate che lei doveva rimanere a Cuba perché aveva delle cose da sistemare per la proprietà della casa, insomma documenti, cose che comunque lei già ce l'aveva detto. Poi c'è la mamma che gli è stata amputata una gamba a dicembre, è stato, mi sembra, no? A dicembre, una cosa così d'urgenza, perché a Cuba, nonostante si dica sempre che la sanità è l'avanguardia, bla bla bla, tutte queste belle paroline, ma in realtà non è assolutamente vero. Visto che non ci sono i macchinari adatti, non c'è proprio niente, cioè niente del tipo che se vai a farti operare e non porti l'ago per farti le analisi, le flebo, non ti puoi operare. Arrivi lì e ti dicono: ce l'hai, l'hai portato? Ok, bene, bene, vieni. Altrimenti non ti puoi operare. È una triste realtà, ma insomma, per quel motivo, anche per quel motivo, lei adesso era parecchio che mancava, no? Scusami, che Eva, stavo dicendo che volevo arrivare al fatto che alla nonna è stata amputata la gamba, perché non essendoci macchinari né niente, lì per lì non è che ti possono, non è che vedono e ti dicono: ok, hai questo problema, ti do questo medicinale, cioè questa terapia, questa, niente. Quindi per evitare qualsiasi cosa, voi vi fate male, vi piano. Fate male? Per evitare, tagliamo. Anzi, mi ha fatto una cosa, cioè, assurdo, una paura allucinante, che la mamma di Lester mi fa. Hanno tagliato sopra, dove abbastanza sopra, dove era nera la gamba, no? Dove era parecchio scura, per evitare, cioè del tipo: vabbè, fino a qua è nera, dai, tagliamo, cioè come se fossi veramente un pezzo di, non lo so, voglio dire, manco l'animale, sì, perché alla fine gli animali, il problema è che sono come noi, ma io immagino, non ho la certezza, però, che magari qui, se succede una cosa del genere, oltre al taglio poi c'è la chirurgia, no? Plastica, in cui magari ti si sistema un po' la cucitura, tutto. Lì no, sembra una cosa tagliata, è cucita come se va a cucire la bocchetta. Che è successo? È proprio una roba brutta. Non voleva. Che cosa non voleva Christian? Che cosa non vuole Christian? Stai tornando da Cristian, ma se Cristian non vuole giocare, lascialo, ci giochi dopo. Ha detto tu devi ascoltare quello che ti dice Cristian. Mia madre pure dice sempre che io ero uguale, identico, che io non ho fatto dormire fino a 5-6 anni.
Non ricordo, però vabbè, che stavo sempre a 2000. Che non no, la mamma avere. Dice no perché adesso lui ti sta pagando, adesso me la stai pagando, no? Dice con no, perché no uguale a te, ma è bello se ti sto pagando per amore. Ma c'è i trimenti, invece Alan è tanto contento, a parte Cristian che gli vuole tanto bene, perché lui ha questo carattere... Da una parte che vuole fare mille cose, che sta sempre che caciaro, come si dice a Roma. I fratelli si vede che anche lui vuole tanto bene, lo vede come per dire, ammazza, quanto è forte mio fratello, no? Sì. Sì, lo guarda proprio con orgoglio, impressionante, così piccolo, a 6 mesi, lo guarda proprio come per dire, io voglio diventare così, no, ti prego. E quindi no, vabbè, il primo aprile parte nonna Rosa a mezzanotte da Cuba, quindi ormai due, sì, ormai sì, al primo aprile deve stare lì in aeroporto, ma in realtà parte già a mezzanotte, quindi arriva ormai qui, due, per la felicità sera. Nostra due e sera. Anche che poi lei ancora non conosce Alan, se non l'ha visto, cioè lei non vedeva di starci qua. Di vedere, ha lasciato Noah che aveva un annetto e qualcosa, è già diventato. Ecco qua, una... Sì, però vabbè, Noah ci parla sempre con lei, sai, l'Alan è diverso, no? Noah comunque ci parla al telefono. Insomma, sì, rimarrà un po' da noi, non sappiamo, forse lei ha detto che no, sicuramente non riuscirebbe a rimanere più di 3 mesi. Io però c'ho una... Per il fatto che c'ha la mamma. Cioè, ho una domanda da farti, per quello motivo ho detto che dovevo rottamarmi, scusa. Io ancora riesco, cioè... Ancora cioè, riesci? Cioè, ancora mi cavo benino, insomma, dai, su, Se mi vuoi rotomare con 47 anni quasi, cioè, che cosa faresti? Mi rotami per che cosa? Amore mio, no, guarda, il giorno che è stato... A parte gli scherzi. Il giorno che è stato in ospedale, che io sono rimasta qua a casa con loro, e lui è andato al pronto soccorso. Un attimo, qua, mi fai parlare mamma. Un attimo. Lascia stare Cristian, dopo gioco io con Cristian. Lo sai, Cristian è stanco adesso. Ma dove è Bing? Okay? Dove è Bing? È un po' stanco. Lascialo riposare, così poi ha tutte le forze per giocare con prendi te. Flop. Dove, ecco Flop, me lo prendi Flop? Adesso la testa, Voglio giocare con Cristian a tutti i costi. E insomma dicevo mamma c'è cioè, una paura tutto in mente mi è venuto dicevo oddio se si deve operare oddio no. Se amore mio ho fatto una tenerezza e sì, e lì non hai più pensato cioè, io no non ho fatto una paura ti giuro che no. Sì perché in realtà no, uno pensa io non saprei io non saprei proprio cosa oi non fare lì non no tu gli hai detto prendi Flop e lui sta dando le capocciate a Flop sulla okay. Stufa no insomma amore mio io ho chiesto al Signore di morire prima di te perché io non ce la farei a stare senza di te no veramente non mi fa una cosa guarda ho pensato 8000 cose e in quel momento cioè nel senso pure che ti ho no non è che ho pensato muori no ma che c'entra no ho detto sta cosa perché sei molto romantica amore no ma che c'entra ma c'è una bottetta di cacca qua mi sei fatto la cacca ah pensavo io ti ho dato un bacio adesso cioè ti ho dato un bacio alla puzza ma carina io No, Alan ha fatto la cacchina. Questo è un frullato di mele con patate. No, sta mangiando. Sta mangiando solo il pranzo finora. E quindi comincia ad avere un profumino diverso. L'odorino. Un conto del profumino del latte materno. Un conto del profumino del cibo. Del cibo. Che cosa hai preso? Che è sta cosa? Che cos'è? È tremendo, ragazzi. Oddio. Comunque, vabbè, quello che dicevo prima che mi ha fatto paura perché dicevo se si deve operare tanti giorni. Come pensa di lui a casa, come fa? Come dice cose belle. Sì, amore mio. Cioè, è incredibile. Perché noi siamo come moschettieri. Uno para tutti, tutti spara uno. Io per te, tu per me. Sì, amore mio. E così, siamo
ci compensiamo, dipendiamo tantissimo l'uno dall'altro, per quello. Siamo sempre stati uno la forza dell'altro, quindi guarda il pannolino che c'è la giornata puzza, ma ce l'ha piena, ma che gli si è aperto qua, te credo, ha fatto no. Una palacca da ridere. Sì, ho capito, ma è pieno proprio di pipì, poverino. Okay. Mo lo cambio, va bene, dai. Allora ragazzi, noi continuiamo qui a lavorare per la sopravvivenza. No, scusa, tu hai per caso detto lavorare, in che senso? Lavorare per non per lavori tu. No, lavorare con loro, già non è lavoro quello. Oh, certo. Ma guarda che no. L'altro giorno ho detto, amore, che ti piacerebbe fare un quarto figlio. Ma proprio papale, ma guarda il metto, amore. Non c'è trippa per gli altri. No, siamo felicissimi con tre bambini. Va benissimo. Siamo il numero 3 è il numero giusto, eh? Il numero pure è portafortuna, quindi noi siamo 3 più 2, 5. Pure siamo portafortuna, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Tamo chiari. Va bene, ragazzi, un abbraccione grande. Vediamo un po' in questi giorni quando ci rivediamo. Dai, speriamo per Pasqua, sì, ok? Prima che speriamo per Pasqua, se non ci dovessimo vedere entro Pasqua, vi facciamo intanto già tantissimi auguri, buona Pasqua a tutti quanti, però sì, penso di sì, dai, ci saluteremo sicuramente prima. Un abbraccione, ciao belli, ciao. Per fare un tavolo ci vuole legna, e dove legna? Ci vuole un fiore.